L'obiettivo di ADDAX è l'eliminazione della formalina da ospedali, centri di ricerca e laboratori, perché l'esposizione da parte di operatori sanitari, medici, patologi ai vapori tossici di formalina comporta il rischio di sviluppare malattie professionali, tra cui tumori delle vie respiratorie. ADDAX ha sviluppato un innovativo fissativo istologico che permette di coniugare la sicurezza nell'operatività quotidiana con l'efficacia nella conservazione dei tessuti e la possibilità di rendere diagnosi accurate in modo del tutto analogo a quello della formalina. Riteniamo che aver costruito e raccolto un set importante e strutturato di evidenze scientifiche a supporto della validità del nostro prodotto sia assolutamente importante per favorire la transizione verso di esso e la sostituzione di un prodotto consolidato nel tempo come la formalina. GAF ha ottenuto tutte le certificazioni necessarie per la sua distribuzione sul mercato. Attualmente ci troviamo nella fase di introduzione del prodotto sul mercato e di implementazione dei primi accordi di distribuzione. Da circa un anno il nostro team è entrato a far parte del polo di innovazione BioPMed e l'ingresso nel polo ha rappresentato per noi un momento molto importante, ci ha permesso di far parte di un sistema di eccellenza per l'innovazione nel settore della sanità. In particolare ci ha permesso di trovare supporto nella ricerca di partner finanziari e tecnologici e di individuare competenze operative necessarie in questa fase di sviluppo della nostra startup. Tra le numerose iniziative a cui abbiamo avuto l'opportunità di aderire c'è il programma Ready to Startup che ci sta accompagnando nel percorso di internazionalizzazione. Nel corso degli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare numerose sfide, numerose difficoltà, non ultimo il periodo di emergenza pandemica che ha impattato sulle nostre vite lavorative e quotidiane. È stato fondamentale da una parte poter fare riferimento ad una rete di contatti e supporti come quella che il Polo ci ha messo a disposizione, dall'altra parte la possibilità di fare affidamento su un team composto di competenze ed esperienze diverse e complementari, il che ci ha permesso di superare queste sfide e di portare a termine il delicato percorso di transizione da progetto di ricerca a realtà operativa vera e propria. Il brevetto di GAF è stato depositato e ottenuto in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Ora che ci accingiamo alla fase di commercializzazione e distribuzione del nostro prodotto, siamo fiduciosi che la progressiva adozione possa offrire significativo e importante miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza degli operatori nel settore sanitario.